Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come ottimizzare la scheda video Nvidia e soprattutto eliminare varie cache riguardo quando fa ad esempio degli aggiornamenti sulla scheda e ovviamente nel sistema rilascia sempre delle cache che si salvano in una cartella di Nvidia. Ovviamente possiamo anche cancellare tutte queste cache, svuotarle del tutto e ottimizzare anche la scheda video. Ovviamente se andiamo un attimo su le impostazioni del pannello di controllo di Nvidia. Se non hai questo pannello, in descrizione ti ho lasciato un link per scaricare il pannello di controllo Nvidia. Vai su gestisci le impostazioni 3D, scendi fino a giù, fino a trovare dimensioni, cache, shader e mettiamo disabilitato. Una volta disabilitato, applica così queste impostazioni e riavvia così il tuo sistema operativo. Una volta fatto, andiamo nella cartella di AppData, andando su Esegui, quindi fai Esegui qua sopra, percento, AppData, percento. Entriamo così nella sua cartella, su AppData, Local, scendi fino a giù, fino a trovare la cartella di Nvidia, ecco, andiamo su Nvidia, GL Cache, ed eccole qua. Cancelliamo queste cartelle, una volta cancellate. Una volta fatto, andiamo di nuovo su Local, su AppData qua, Local, scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Nvidia per driver version. Eccole qua. Tutte le cache più di 2,89 giga di file. Tutti questi file che non ci servono proprio. Controlla e cancelli. E ho eliminato tutti i 3 giga di file immondizia della scheda video. Una volta fatto, vai di nuovo su AppData, Local, scendi fino a giù, fino a trovare la cartella di Nvidia Corporation, Nvidia GeForce Experience, cache, eccole qua, tutte le cache. Controlla e cancelli. Cancelliamo così le cache. Cancelliamo anche la cartella di quest'altra qua. Controlla e cancella. Una volta cancellato, svuota anche il cestino e riavvia così il tuo sistema operativo. Una volta fatto questo, abbiamo svuotato e ottimizzato la scheda video. Poi, una volta fatto, andiamo su Pulizia disco C. Il disco principale dove tieni il tuo sistema operativo, questo qua, disco locale C con il logo di Windows su questo disco. File temporaneo internet, cache shader DirectX, file di ottimizzazione recapito, il cestino, file temporanei e fai ok. Eliminazioni file. Una volta eliminato tutto, se vuoi ancora ottimizzare la tua scheda video, vai su gestione dispositivi, cerca la tua scheda video, eccola qua, aggiorna driver, cerca driver computer, scegli un elenco di driver disponibili ed eccoli qua, i driver che tu hai installato proprio all'inizio quando inserisci per la prima volta la scheda video nel PC. E questi sono i due driver che ti vengono rilasciati e devi installarli sulla scheda. Oppure puoi sempre usare GeForce Experience per aggiornare sempre la tua scheda. Eccola qua, driver. Driver GeForce Game Ready è disponibile. Un nuovo aggiornamento che hanno rilasciato oggi. Quindi vado a fare scarica. Scarico e installo così questo aggiornamento. Ottimizzeremo così la scheda video. Aumenteremo un po' le prestazioni nei giochi, aumentando anche un po' gli FPS, renderizzando anche meglio la scheda video, svuotando tutte quelle cache, tutti quei file immondizia che rallentano solamente i caricamenti nei giochi, rallentano solamente il caricamento della texture, shader. Se vi è stato utilissimo questo video nel cancellare e svuotare proprio la cartella che pesa veramente tanto, piena di cache, file immondizia che non ci servono per la scheda, ottimizzando così la scheda anche sul programma Gestisci impostazioni 3D del pannello di controllo. Quindi scarichi e installi così il tuo driver, come ho detto anche all'inizio sul pannello di controllo di Nvidia, gestisci le impostazioni 3D.
sulle dimensioni cache shader disabilitato. Oppure puoi sempre mettere 100 giga, ma io metto disabilitato, applico, chiudo qua, installo così questo driver e riavvio del tutto il sistema. Una volta scaricato questo driver, sicuramente le cache usciranno di nuovo in quella cartella. Quindi ovviamente ogni volta che devi avviare il tuo PC o avviare un gioco, ti consiglio di eliminare sempre quelle cache in app data. Quindi se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!